Sono arrivate a metà del loro mandato anche le 7 commissioni permanenti del Consiglio regionale e, come è accaduto un mese fa per l'Assemblea, c'è stata ora la conferma di tutte le presidenze, quindi del presidente di ciascuna di esse, del vicepresidente e del vicepresidente segretario. Si trova l'intesa di tutti per la legge sul personale politico di giunta e consiglio, una vicenda che si trascinava da mesi e che riguarda 172 dipendenti. Non saranno più inseriti nel contratto funzioni enti locali. Maggio è il mese dell'Europa e proseguono le iniziative del Consiglio regionale che, dopo la seduta con il ministro degli esteri, ha voluto premiare l'impegno dell'attivista georgiana Nana Malashkia. Ha reagito con forza alla repressione, si batte ogni giorno per la libertà e i diritti e per favorire l'ingresso del suo paese nell'Unione Europea. Maggio però è anche il mese del lavoro e purtroppo dobbiamo piangere un'altra vittima sul lavoro, un operaio deceduto in una cava della Garfagnana. Non è accettabile morire così, dice il presidente Mazzeo, che spiega la questione della sicurezza torni ora ad essere centrale. Lo sport, il lato bello è per esempio quello della Savino del Bene Volley di Scandicci, che ha vinto già una Coppa Europea e ora, con il secondo posto in campionato, si qualifica per la Champions League della pallavolo. Per le atlete e i dirigenti c'è il gonfalone d'argento, il brutto e la violenza che riemerge con periodicità nei nostri campi. Al problema, che a volte diventa una vera e propria emergenza, il Parlamento degli Studenti ha dedicato un'iniziativa pubblica molto partecipata. Prima dell'ultima seduta del Consiglio regionale si sono riunite le commissioni, quelle permanenti, sono 7 e hanno rinnovato i propri uffici di presidenza. Lo aveva già fatto il Consiglio regionale, lo ricorderete, un mese fa, a 30 mesi esatti dall'inizio del proprio mandato. C'era stata la rielezione del presidente Mazzeo, dei due vice Casucci e Scaramelli, dei segretari Fratoni e Petrucci ed erano stati votati, secondo le nuove regole dello statuto, anche i due consiglieri questori, Francesco Gazzetti e Marco Stella. Adesso per le commissioni facciamo una rapida carrellata e ascoltiamo di ciascuna il presidente e il vicepresidente. La prima si occupa di affari istituzionali, programmazione, bilancio. Giacomo Bugliani resta alla guida, Elisa Tozzi è la sua vice, resta vicepresidente e segretaria anche Valentina Mercanti. Ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio ai documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. La prima commissione è carica di adempimenti non soltanto in questo ambito ma anche in altri settori. A breve avremo nella commissione anche le relazioni dei garanti, del difensore civico, quindi momenti importanti per la vita istituzionale di questa regione. Sono particolarmente soddisfatta della riconferma vicepresidente, segno che in questa commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti di incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono, diciamo, le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra commissione è una commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio, un metodo di lavoro è molto importante anche perché questo segna anche l'efficienza della commissione. Il lavoro è stato proficuo e io credo che in questi 2 anni e mezzo riusciremo sicuramente a portare avanti delle sfide importanti che partono sia dall'imminente, diciamo, approvazione del piano regionale di sviluppo, ma abbiamo davanti a noi anche altre sfide importanti. Penso anche a un'attività riformatrice. Abbiamo parlato molto spesso della necessità di intervenire su riforma del regolamento. Voto unanime anche nella seconda commissione, sviluppo economico e rurale, che conferma dunque Ilaria Bugetti alla guida, Vittorio Fantozzi come vice, Mario Puppa vicepresidente e segretario. Poche ore dopo i membri di questa commissione hanno visitato la sede di Ente Terre Toscane ad Alberese, una realtà gioiello, l'hanno definita, osservando da vicino il granaio lorenese, la selleria, l'allevamento delle vacche maremmane, la villa granducale.
Sarà un lavoro importante per i prossimi 2 anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte, che sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. Il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione, non sono mai mancati gli spunti critici, ma sono sempre stati propositivi. Questo dobbiamo ringraziare l'ufficio di presidenza di questa commissione, la presidente Bugetti, e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della commissione. E l'obiettivo ora chiaramente è cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti di questo mandato per tutti i toscani. Enrico Sostegni resta presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Andrea Ulmi è vicepresidente e Andrea Vannucci vicepresidente segretario. Abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale col lavoro degli Stati Generali della Salute. Ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario, dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica, e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento, insomma, che tutta la Commissione, il Consiglio regionale tutto, abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'Ufficio di Presidenza tutto abbiamo fatto. Per quanto mi riguarda faccio il vicepresidente, quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di avere questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. La quarta commissione si occupa di territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture. Ecco la presidente Lucia De Robertis e il vice Alessandro Capecchi. Segretario è Cristiano Benucci. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi. Primo fra tutti il piano dei rifiuti, che ci vedrà impegnati in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi, e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. Continuerò ad occuparmi di temi a me cari, dall'assetto del territorio all'ambiente allo sviluppo delle infrastrutture. Abbiamo grandi temi che ci aspettano, in modo particolare attualmente il piano dei rifiuti, e continueremo a lavorare naturalmente ciascuno dalle proprie posizioni, come abbiamo fatto fino ad oggi per 2 anni e mezzo, fino alla fine della legislatura, e sono per questo orgoglioso e contento di portare avanti questo lavoro. La quinta commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali ha confermato Cristina Giachi alla presidenza, Luciana Bartolini vicepresidente e Maurizio Sguanci vicepresidente segretario. Abbiamo avviato gli Stati Generali della Cultura in Toscana, che si stanno avviando alla fine. Insomma, è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale, che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori. E devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Un lavoro che abbiamo iniziato già da molti mesi, che continua a proseguire per fare una nuova legge sulla cultura in Toscana. Ci sono ancora 2 commissioni, per quella di controllo, conferme del presidente Alessandro Capecchi, del vicepresidente Andrea Pieroni e della vicepresidente segretaria Silvia Noferi. La commissione controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale. È una commissione che si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza fra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente, ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della giunta e dei dirigenti, e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè delle tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica consuntivo del bilancio generale della regione e del consiglio regionale. Mi fa piacere ovviamente continuare il lavoro nella commissione controllo, che rappresenta uno strumento utile anche per tutto il consiglio regionale
per approfondire, ecco, quegli aspetti di coerenza fra l'azione amministrativa del governo regionale e gli strumenti e gli atti di pianificazione e di programmazione che invece sono propri dell'Aula e dell'Assemblea consiliare. È confermato anche l'ufficio di presidenza della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali con Francesco Gazzetti presidente, Giovanni Galli vice e Anna Paris vicepresidente segretaria. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa commissione e la cosa più importante alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra commissione, un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Il futuro che cosa? Cercare di far capire e magari di allargare la platea di coloro che sono un pochino più scettici sul discorso dell'Europa, cercare di essere più vicini ai giovani, più vicini soprattutto alle scuole, per cercare di aprire ancora di più quelle porte che sono fino ad oggi troppo chiuse delle istituzioni, far allargare proprio tutta la conoscenza di quello che dovrà essere il futuro di questa Europa. Un'Europa che va cambiata sotto certi aspetti, ma sicuramente un'Europa forte e decisa. Cambia il profilo contrattuale dei 172 dipendenti degli organi politici di Giunta e Consiglio regionale. Rispetto al loro inserimento nel contratto funzioni enti locali, adesso si cambia. La proposta è stata approvata all'unanimità dopo che il governo ha varato un decreto legge che era stato tra l'altro anche sollecitato dalla Giunta Toscana. Ma come si cambia? Si è arrivati quindi a stabilire che il trattamento economico accessorio del personale, degli staff, degli organi politici, del Consiglio regionale e della Giunta possa gravare direttamente sul bilancio regionale e non più sul fondo del salario accessorio del personale della Regione Toscana. Questo ovviamente è un principio che opererà per il futuro, mentre per il passato, in particolar modo per l'anno 2022, si è stabilito di poter procedere, grazie a questa legge, ad un incremento del fondo del salario accessorio pari alle risorse necessarie per coprire il trattamento economico accessorio del personale degli staff politici. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti, che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Sono tutti d'accordo, lo dicevamo, i consiglieri. Una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente, diciamo, qualche settimana fa da parte del governo. Tutto questo aveva generato un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto la Regione Toscana, che nelle more di questa sanatoria, se così diciamo vogliamo definirla, aveva appunto determinato una forte contrapposizione naturalmente anche con una forte contestazione da parte del mondo sindacale. C'è da dire una cosa, questa legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale. Ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati a fare il precedente testo di legge, a licenziare il precedente testo di legge a gennaio, è stato un metodo che ha visto poca concertazione, soprattutto nel confronto con il personale, sia delle strutture sia dei gruppi politici. Durante i lavori i consiglieri hanno approvato alcune mozioni per promuovere il numero antiviolenza e stalking 1522, proposta di Marco Landi, portavoce dell'opposizione, per adeguare all'indice Istat il tariffario per la retribuzione dei medici incaricati degli accertamenti necroscopici, proposta di Silvia Noferi, per promuovere la terapia forestale come vera e propria attività di economia di montagna e sviluppo. E qui la presentazione era di Luciana Bartolini e Elena Meini, per la piena accessibilità e fruibilità di eventi e spettacoli dal vivo per persone con disabilità. Era stata presentata la mozione da Jacopo Meli,
meglio, e infine per promuovere campagne di sensibilizzazione per i bambini per il loro uso consapevole degli smartphone. Valentina Mercanti è la presentatrice della mozione. In questi giorni c'è stata purtroppo un'altra tragedia sul lavoro. Un operaio di 55 anni, Ugo Antonio Orsi, è morto schiacciato da una grossa lastra di marmo in una cava della Garfagnana. Il tragico incidente mortale è l'ennesimo di una catena intollerabile contro la quale, dice Antonio Mazzeo, servono risposte della politica e delle categorie datoriali. Mazzeo poi ha espresso a nome dell'intero Consiglio le condoglianze alla famiglia, agli amici e alla comunità della Garfagnana. L'impegno del Consiglio regionale per l'Europa e i suoi valori prosegue nelle giornate dell'Europa. Così è stata consegnata una targa all'attivista georgiana Nana Malashkia. È diventata un simbolo della lotta contro le ingerenze russe. Di fronte alla polizia si era fatta scudo con la bandiera dell'Europa, che significa libertà, democrazia, diritti civili, Stato di diritto. Anche la Toscana adesso vuole sostenere il percorso per accogliere la richiesta del popolo georgiano di entrare a far parte dell'Unione. Come avevo detto anche nel mio discorso, questa nostra lotta è molto difficile del popolo georgiano, perché come sappiamo anche adesso nel 2023 solo 40 chilometri a distanza dalla capitale georgiana, Tbilisi, c'è la presenza dei militari russi. E quindi noi combattiamo per questi diritti, per avvicinarci all'Europa in queste condizioni molto difficili. L'iniziativa, condivisa da tutto il Consiglio, era partita dalla Commissione Politiche Europee. Poi sappiamo perfettamente che i percorsi e le dinamiche dei paesi appartengono alle comunità e soprattutto a chi ha il compito di guidare le nazioni e ovviamente anche le scelte che devono essere intraprese. Quindi questo per noi rappresenta il modo per, mi verrebbe da dire semplicemente, dire alla signora Nana che abbiamo visto quello che è accaduto in quella piazza, che abbiamo visto il gesto che ha compiuto e che non ne siamo restati indifferenti. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. Parliamo di sport con le protagoniste della travolgente stagione della Savino del Bene Volley di Scandicci. Hanno vinto una competizione europea, la CEV Cup, sono arrivate seconde in A1 e si sono conquistate così il diritto di partecipare alla prossima Champions League del volley europeo. Mi è piaciuto sentire le parole, come appunto ho detto prima, dei valori, della passione, della vicinanza che abbiamo sentito da tutto questo pubblico, da Scandicci ma anche dalla stessa città di Firenze, e questa secondo me è una delle cose più importanti. È stata migliore, è stata anche più faticosa e difficile, come è normale che sia un percorso sportivo, un campionato sportivo. Siamo felici perché dalle difficoltà ne siamo usciti sia vincenti che comunque con ottimi risultati, ed è quello che ci poi auguriamo anche per la stagione futura. Alla società è andato ora il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento. È un modo per ringraziarle anche per le tante emozioni che hanno trasmesso alle toscane, ai toscani. L'ultimo set, purtroppo, della triste eliminazione in semifinale del campionato è stato davvero emozionante, ci hanno trasmesso la voglia di farcela, e poi è un modo per riconoscere anche il grande lavoro che viene portato avanti nel settore giovanile, risultati straordinari anche in quel settore, investire sui giovani, investire sullo sport come momento di socialità. Insomma, oggi è una bella giornata per Scandicci, per Firenze, per la Toscana. Mi emoziono, non riesco quasi a parlare, quindi è una cosa bella. Bella per la squadra, bella anche per il nostro sodalizio. È un grande onore, una cosa, ripeto, che non capita tutti i giorni,
E questo è una grossa soddisfazione, perché noi ovvio lavoriamo soprattutto per ottenere dei risultati sportivi, però quando si vede che c'è questo riconoscimento, che i nostri risultati danno questa soddisfazione anche a una regione poi importante come quella della Toscana, è un premio per noi ulteriore al lavoro che facciamo e ai risultati che otteniamo. Ma c'è anche il lato oscuro dello sport ed è quello che emerge in tanti eventi agonistici e non solo, anche nella nostra regione, di qui la bella iniziativa del Parlamento regionale degli studenti che ha riunito altri studenti ed esperti al Cinema La Compagnia di Firenze. La proposta era partita da un membro del Parlamento che fa l'arbitro. Sono passato in situazioni sgradevoli, alcuni miei amici hanno passato situazioni sgradevoli e fin lì avevo resistito un po' psicologicamente. Poi però guardandomi intorno a scuola ho trovato delle compagne che hanno smesso ginnastica artistica e ritmica per pressioni psicologiche e ragazzi a livello nazionale di ciclismo. Spero che passi il messaggio, perché lo sport serve a divertirsi e non a farsi male psicologicamente e fisicamente. Questa mattina abbiamo deciso di dare questo spazio a diversi ospiti che interverranno sul tema della violenza psicofisica negli sport. Infatti l'evento di oggi si chiama Violenza in fuorigioco e darà spazio ai ragazzi di intervenire e di parlare proprio di questo tema, che soprattutto nell'ultimo periodo ha suscitato molto scalpore rispetto ai diversi abusi subiti da ragazze e ragazzi di ogni età nelle discipline sportive. Il nostro impegno come giovani è questo: noi vogliamo che lo sport sia un luogo di svago, un'esperienza sana e non certo di violenza. Il Consiglio regionale ha un proprio stand al Salone del Libro di Torino ed è stato inaugurato giovedì, e lì c'è già stata anche la presentazione nei dettagli della legge tutta toscana per promuovere la lettura. Il contributo è di 200.000 euro, una vetrina importante e prestigiosa questa del Salone per far conoscere la legge e le possibilità che offre anche ben oltre i nostri confini. Infine la celebrazione al Santuario di Montenero per la festa del 15 maggio, vi hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo e il Consigliere Livornese, membro dell'Ufficio di Presidenza Gazzetti. La messa è stata celebrata dal Vescovo di Livorno Simone Giusti e vi hanno partecipato anche le rappresentanze di tanti comuni con i loro stemmi. Alla fine sono tornati anche a suonare le campane grazie al Rotary della Toscana. In tutto sono stati 15 club che hanno dato vita a un progetto per recuperare la struttura del campanile. Oggi è un giorno di festa, un giorno di festa per la nostra regione, e noi siamo qui insieme a tutti i sindaci per ringraziare tutta l'istituzione ecclesiastica per la vicinanza, e perché questo luogo, che è un luogo di preghiera, è un luogo di ascolto, è un luogo di perdono, è un luogo in cui ognuno di noi si sente nella propria casa, e anche questa è la casa delle toscane e dei toscani. Quindi siamo davvero contenti di essere oggi qui e di portare la nostra vicinanza a tutte le cittadine e tutti i cittadini che partecipano a questa celebrazione. L'appuntamento con Regionando su Telegram Ducato è tra 15 giorni dopo il secondo turno delle elezioni, dunque sarà il 2 giugno e sarà anche la festa della Repubblica.